Una scossa da 3.9 con epicentro a Muccia pochi minuti prima delle 11, un'altra ad Amatrice nel primo pomeriggio. Il centro Italia trema ancora nel cosiddetto aftershock. Dal 24 agosto 2016 sono state quasi 100.000 le scosse da quella tragica notte estiva. Il terremoto ha sorpreso i ragazzi a scuola. Questa volta in diversi comuni gli edifici scolastici sono stati evacuati per le verifiche, come è successo a San Severino e a Matelica, ma anche nell'Anconetano, a Osimo e a Fabriano. A Iesi sospese le lezioni, che fa sapere il comune riprenderanno regolarmente martedì dopo le verifiche odierne. Da quanto si apprende non si registrano nuovi danneggiamenti. Al telefono Emanuele Tondi, geologo. Queste sequenze sono molto lunghe, quella dell'Aquila abbiamo visto è durata più di 2 anni. Adesso stiamo per concludere il secondo anno, ma questa è stata diciamo una sequenza anche più importante, quindi anche da un punto di vista probabilistico l'instabilità è più lunga. In generale la sequenza con il tempo diminuisce sia in termini di intensità che di frequenza, però in alcuni periodi e in alcune zone particolarmente sensibili sono ogni tanto delle riprese. La zona di Muccia Pievitorina è la terminazione nord della zona di faglia del Monte Vettore Montebore, e proprio in questa zona si stanno concentrando le repliche anche piuttosto intense. Come abbiamo visto però oggi anche un'altra scossa di terremoto è avvenuta anche nella zona di Amatrice, quindi nella zona se vogliamo centrale. Le sequenze funzionano così. Convivere con il sisma è l'unica indicazione in questo momento. Occorre vivere, anche frequentare edifici sicuri, non vulnerabili, operare in maniera in piena sicurezza sugli edifici danneggiati dalle precedenti scosse, perché queste repliche possono essere anche importanti.